Buongiorno a tutti in questo nuovissimo TG, come statue. Sto per arrivare a San Serafino, il festival più aspettato dagli italiani, ma prima partiamo da un filmato. Adesso mangiamo la linea Serafino che ci spiegherà che cos'è San Serafino. Buongiorno a tutti. San Serafino è una sfida divisa in tre serate. Attenzione che la seconda è divisa però in più puntate perché Luca mi ha dato un limite di 40 minuti e lei la superava e quindi dovuto per forza di cose separarle. Comunque alla fine ci sarà un vincitore che avrà anche dei premi vi dirò tutto, le premi eccetera nella prima puntata. Io dovrò decidere chi vincerà facendo anche delle eliminatorie eccetera. Ovviamente io so già chi ha vinto, ma non ve lo dico ovviamente. Comunque tutti gli argomenti sono stati veramente, ma veramente curiosi. Anche perché loro, i protagonisti, cioè i concorrenti, dovevano creare un argomento curioso e in base a delle caratteristiche io dovevo votare la curiosità. E quindi ovviamente tutti sono stati curiosi, ma c'è chi di più, chi di meno. Adesso però ridò la linea a Gianfrancaldo. Ciao! Ah, vi aspetto numerosi perché se non venite, non lo guardate, io niente, ciao! Grazie Serafino e aspetto che tutti lo vedrete e mi raccomando dovete vederlo perché la Serafino Community ci ha messo molto impegno. Ma adesso mangiamo la linea Luca perché ci vuole aggiornare su un argomento astronomico. Grazie Gianfrancaldo, vi voglio avvisare che la NASA rimanda la partenza di Artemis 1 diretta verso la Luna ed è rimandata non prima del 19 settembre a causa di una perdita nella linea che rifornisce l'idrogeno. E niente, finito qui, gli do la linea allo studio. Grazie Luca, adesso è finito il TG, ma noi ci rivedremo sempre qui su Dalla Parte Stellare. Ciao!